vivo en un territorio que ha un impeño, el clima, y un impeño inteligente. Habíamos fatto una piccola guardare, perché non ce la facciamo a guardare tutte le generazioni, ancora non abbiamo risorse, ma abbiamo fatto una selezione di generazioni. Abbiamo trovato investimenti di più di 43 miliardi d'euro. Quello in piena crisi. E voi dite, come va a essere quello? Un terzo delle città sono italiane. Paese che si suppone che hanno, se che qualifica dei Moody's, Fitch, tutti questi che vanno le qualifiche e che non ha soldi, un terzo sono italiani. Questo signore ha fatto non so quanti piani d'azione, ci sono tanti a fare le cose. Perché si fa questo? Dove si trovano questi soldi? E perché un sindaco decide fare questo? Perché un generoso col planeta è stato convinto di che si deve cambiare? O perché uno responsabile e lungimirante che vede che tante volte bisogna dare alla popolazione che ti richiede una governanza, che ti richiede un po' di guida, una visione. E che l'unica visione per la maggioranza dei comuni in Italia e in Europa che si può dare è quella dello sviluppo sostenibile. E quando non hai un paese con un bellissimo monumento o con i canali di Venezia o con le spiagge di Agrigento, che cosa devi fare? Devi lavorare sulla qualità del tuo paese, sulla qualità delle case, dare delle case digne ai cittadini, dare un sistema di mobilità pulito, intelligente e capace, fare la città che ci sia anche l'orgoglio di essere la propria città. Quello è il patto di sindaci. Quando parliamo di una città, quando parliamo di un paese, all'Italia, di ridurre le emissioni di CO2, lo avete visto tanto la RAI, dicono, oh, non ce la facciamo, costa tanto, perché adesso la crisi, papà. L'Italia, l'Spagna, tutti i paesi, perché lo guardano a livello nazionale, a livello della industria concorrenziale, eccetera, eccetera. Quando si dice a un sindaco... Infatti non so quanti interessi ci sono nel non fare certe azioni di sviluppo, perché chissà quante Enel agiscono per non fare andare avanti. Ci sono tantissime, perché la visione di un governo nazionale è una visione macroeconomica, è soltanto economica, non vedono le persone. Quando questo si dice a un sindaco, guarda, ridurre le emissioni di CO2 vuole dire rinnovare il settore edilizio, rinnovare le case, migliorare la mobilità e avere un'infrastruttura locale energetica, cioè le reti elettriche, le reti di calore e freddo e le reti di comunicazione digna, il sindaco subito dice, ah, questo vuole dire creare occupazione, dare impiego alla gente giovane, migliorare la qualifica delle persone, mi interessa. Quello cambia tutto. E quello per quello ci sono tanti sindaci a fare quello. Ma poi c'è un altro modo di farlo, è anche un modo che dà legittimità a quello che il sindaco fa. Non si fanno questi progetti che tante volte, perché vengono così, è difficile da spiegare. Si dice, stiamo, può parlare con i cittadini, con la società civile e dire, stiamo insieme, come noi diciamo ai sindaci, stiamo insieme per risolvere questo problema del planeta e capiamo.